Ha la parola Gianni Rinaldini, già segretario generale della FIOM, membro del comitato direttivo della CGIL. Ma io direi così, che finalmente siamo allo sciopero generale. Finalmente ci siamo arrivati a sbloccare la situazione anche dei rapporti tra sindacato e partito, e si è aperta una fase di conflitto sociale assolutamente diversa, nuova, che credo debba aprire un nuovo ciclo. Un nuovo ciclo rispetto alle cose che anche qui venivano richiamate. Ora a me interessa, tanto qui non c'è da convincere nessuno per lo sciopero generale, a me interessa proporvi rapidamente due ragionamenti. Da una parte, rispetto alle misure del governo, alle misure di Renzi che distruggono, aggiungo, portano a compimento la distruzione di tutte le forme di conquiste sociali acquisite nei decenni trascorsi, nella storia del Novecento. Qual è l'obiettivo? Qual è il percorso? Perché io non credo che siamo all'ultima fase. Non credo che l'articolo 18 sia l'ultima fase. In realtà noi siamo di fronte ad un'operazione che utilizza la crisi per ridefinire l'assetto sociale, democratico e istituzionale di questo Paese. Non solo nella redistribuzione della ricchezza, ma anche negli assetti dei poteri, quella che costituisce la costituzione materiale del nostro Paese, quel capolavoro che fu fatto dopo la liberazione. Il punto è che si utilizza la crisi e i problemi che si determinano tra i lavoratori per attuare un'operazione che punta a ridefinire il ruolo delle organizzazioni sindacali, che punta a distruggere diritti e tutele. Ed è questo il significato dell'articolo 18, che attraversa tutte le questioni, che non è il problema di quanta gente è coinvolta. Il problema è che si afferma culturalmente la dissociazione tra il lavoro e i diritti, tra il lavoro e la tutela. E questo elemento attraversa tutte le misure che sono prese, dal demansionamento al controllo attraverso i video dei lavoratori nei luoghi lavorativi, eccetera. Questa operazione probabilmente, anzi dico così, a gennaio-febbraio, fatta l'operazione sul Jobac, verrà completata con l'operazione che abolisce i contratti nazionali. C'è già il testo in giro. Utilizzeranno l'articolo 8, quello fatto a suo tempo dal governo Monti, che già adesso è vigente e che dice che a livello di ogni singolo luogo di lavoro possono essere definiti tutti gli elementi della prestazione lavorativa. L'articolo 8 non è stato abolito, verrà completato, vi dico già la data, subito dopo il Jobs Act, perché sono già pronte le carte, e quindi tra gennaio e febbraio, mettendo una sberla di soldi in termini di incentivi e disincentivi sulla contrattazione aziendale. Non hanno neanche bisogno di scrivere a quel punto che il contratto nazionale non c'è più. Lo hanno abolito a quel punto di fatto, con la finalizzazione delle risorse pubbliche che incentiva il contratto aziendale. Cosa c'è dietro questo? C'è l'idea che il ruolo delle organizzazioni sindacali e il ruolo delle confederazioni non esiste più, per questo che non incontra. Non esiste più perché in testa c'è un sindacato puramente aziendale e corporativo, un'idea di sistema di relazioni sociali che è quella di altri paesi, della storia anglosassone, che è quella degli Stati Uniti, dove non è mai esistito, perché il sindacato è stato fatto fuori negli anni 20 e 30, il sindacato, il contratto nazionale. Esiste il sindacato corporativo in ogni singola azienda laddove riesce ad entrare. Non esiste il sistema sociale europeo, esiste un welfare state che è giocato all'interno di ogni azienda nei rapporti di forza di ogni singola realtà. La corporativizzazione completa
dell'insieme della società, che nella concretezza della condizione dei lavoratori significa rompere la ragione stessa per cui è nato il movimento operaio, e cioè il fatto che tu contrapponi e metti in concorrenza i lavoratori tra di loro, delle singole imprese, gli uni contro gli altri, in guerra gli uni contro gli altri. Uso il termine in guerra perché il termine che qualche anno fa, quando facevo ancora le trattative, usò Marchionne in un incontro, spiegandoci che non avevamo capito niente, che il futuro sarebbe stato costituito dalla guerra tra le singole imprese, e le singole imprese dovevano diventare una comunità. Ogni comunità è in guerra con gli altri a livello locale e a livello internazionale. Questa è la globalizzazione, l'idea di globalizzazione. E oggi è da qui che noi dovremo ripartire, perché la crisi picchia duro, e quando c'è la crisi e ci sono i drammi e la disperazione, non è vero che la gente si sposta automaticamente a sinistra, sono palle, non è un processo spontaneo. Spontaneamente succede quello che abbiamo visto anche nelle recenti elezioni europee, che gli spostamenti possono essere la guerra tra i lavoratori, casomai la guerra che viene ricacciata nei confronti dei più deboli e dei più poveri. La sinistra è una costruzione, non un dato spontaneo della realtà. La solidarietà non nasce spontaneamente, è un percorso di costruzione. E in questo c'è il rapporto, e ho concluso, scuso se, e in questo c'è il rapporto con le vicende europee. Perché è evidente che i vincoli europei, così come oggi sono definiti, non hanno futuro. Io non sono un economista, leggo gli economisti, io non sono un economista, però come può pensare, uno può pensare che nei prossimi 20 anni, si dovrebbe avere un avanzo primario, cioè nei 12 mesi, tra quello che incassa lo Stato e quello che ti restituisce, una situazione in cui lo Stato ti restituisce meno da quello che incassa con le tasse, perché per 20 anni deve pagare gli interessi attivi sul debito. Non esiste. Messa così è a rischio inevitabile di implosione. E se non c'è una sinistra che cresce a livello europeo, il rischio è che l'implosione avvenga in modo molto pericoloso, con dinamiche imprevedibili. Perché parliamo dell'Europa, abbiamo una storia, guai a scordarcela. Io sono molto preoccupato della situazione che abbiamo di fronte, sia a livello nazionale che a livello internazionale. In questo il rapporto decisivo, e concludo solo con un auspicio, com'è che in Grecia e Spagna si riesce a fare la sinistra e noi non riusciamo a farlo? Allora, io non sono tra quelli che se la cava dicendo io non c'entro. Ho una certa età, ho cominciato a militare a 16 anni, quindi ognuno di noi ha delle responsabilità, ma quella che noi oggi dobbiamo costruire è una nuova sinistra, perché se continuiamo ognuno di noi a pensare, a partire dalle proprie posizioni, di fare una riedizione di quello che c'è stato, non funziona, è finita quella parte. E oggi le nuove generazioni, a differenza di come sono cresciuto io, devono fare i conti col capitalismo allo stato puro, senza più mediazioni, senza più vincoli sociali. Ed è da lì che devi ripartire per ragionare su come costruisci una nuova sinistra che faccia i conti con questi processi e con le dinamiche che prima venivano richiamate anche dalla compagna che mi ha preceduto, sulla questione del precariato, sulla questione dello spappolamento che c'è in giro. Perché badate che le imprese oggi, nella grande impresa, c'è solo l'assemblaggio finale oltre alla progettazione, tutto il resto avviene nella filiera, e alla fine di una filiera che è locale e internazionale ci sono forme di schiavitù vere e proprie. Ci sono, che so, a Monfalcone, alla Fincantieri, ci sono le cooperative dei croati, la paga globale di fatto, c'è uno spappolamento generale. E se non riparti da lì con un percorso di ricostruzione, io credo che è su questo che noi ci giochiamo la prospettiva di una possibile sinistra nel nostro paese, che sia una sinistra,
non che punta a fare testimonianza, ma che punta, come hanno fatto i compagni in Grecia e in Spagna e come operano in Portogallo, una sinistra che anche nel linguaggio e nelle sue proposte si propone come forza di alternativa di governo, perché di una pura testimonianza in questa situazione non credo che serva a nessuno. Questo è l'auspicio che faccio. Grazie a Gianni Rinaldini.